Si è appena concluso il secondo appuntamento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Tavarella in ambito del ciclo Incontri d'autore. Quest'oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare e conversare con il giornalista e scrittore Pietrangelo Puttafuoco, che ha presentato il suo ultimo libro, Fuochi, edito da Vallecchi. Fuochi è una raccolta di riflessioni, incontri e aneddoti con personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dell'arte e della letteratura. È un lungo viaggio che parte dal sud, dalla sua Sicilia, fino a raggiungere tutto l'Occidente. La sua riflessione attenta per raccontare e dimostrare quelli che sono gli ostacoli, i nostri tempi sono gli ostacoli per cercare di migliorarli. Io sono con Pietrangelo Puttafuoco, appunto chiedo subito qual è la cura, secondo te, per un'Italia che tu nel tuo libro descrivi pittoresca, fatta di generazioni che non riescono più a sognare. La cura, se ne avessi una, non andrà, perché la diagnosi è questa, l'Italia diventasse più periferia, un mondo remoto, dove non accade nulla, e dove forse l'unico destino che possiamo dare ai nostri figli può essere soltanto quello di trovare le strade future, viaggiare, andando fuori, un po' come per i nostri progenitori, la stagione dell'immigrazione. Cos'altro può accadere in Italia dove ai ragazzi è data la possibilità soltanto di avere formazione che raggiunge la soglia dei 50 anni, dove i cinquantenni sono costretti a sentirsi adolescenti. L'unica possibilità è quella di aprire gli orizzonti e quindi magari indirizzarsi verso quello che una volta era la via della seta, pensavamo fosse una pagina del libro di storia, invece è un percorso dove andare e dove trovare il futuro. Lei ha fatto un cenno sulla fine della possibile del Vaticano e il suo libro è uscito prima dell'elezione del nuovo Papa, che ha cominciato con grande slancio. Secondo lei il Papa Francesco può cambiare la sua opinione? Sono convinto che la religione è un sentimento spontaneo, oltre che un preciso punto di vista che è determinato da uno spazio metafisico che è quello del sacro. E sono convinto che la tradizione, essendo una per tutti i popoli, per tutte le genti, per tutte le latitudini, e poi questa stessa tradizione una ha diversi volti, ha diversi sbocchi, sono raggi di una stessa luce, a volte abbia necessità di trovare altri approdi. Noi siamo italiani, siamo stati abituati, cresciuti, anzi siamo stati fecondati secondo il principio dell'universalità. Magari non ce ne rendiamo conto adesso perché la religione ce l'hanno trasformata in una sorta di balletto etico, in una ONG, come ha ben detto Papa Francesco. Può darsi che ci possa essere un risveglio, me la cavo facendo appello a quello che è uno dei motti fondamentali della testimonianza di fede: lo spirito soffia dove vuole, magari in questo stesso istante avrà deciso un altro percorso. E le sue origini politiche sappiamo risalire al movimento sociale italiano. Oggi lei è molto lontano dalle idee e delle posizioni di Gianfranco Fini, ma di Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri. C'è qualcuno che del contesto attuale politico con cui condivide le strategie e gli orizzonti? Mi incuriosisce e sono convinto che darà buoni frutti l'esperimento del nostro. È stato un bravo sindaco di Verona e forse diventerà il rottamatore, diciamo così, del centrodestra Flavio Tosi. È stato un bravissimo ministro Roberto Maroni. La Lega Nord, o meglio, quella che una volta era la Lega Nord, ha saputo attraversare una tragedia immane, quale quella per il vicolo, con i suoi conti, con i suoi conti aperti in Africa, con i diamanti, con tutte le vicende grottesche che hanno accompagnato l'ultima stagione del Cerchio Magico, malgrado ciò è riuscita ad assicurarsi quello che la destra italiana non ha saputo avere, una classe dirigente in grado di fare una cosa richiesta in politica, sempre, semplice e mai data, cioè quella di saper amministrare. A proposito di destra, lei la definisce come non è più una dimora, ma è un cargo che vaga. La destra di
Beh, io diciamo che ho pagato un prezzo piuttosto salato dal punto di vista professionale quando appunto nella destra di Berlusconi ho individuato il destino della destra italiana, quella di essere destretta. Ok, no, scusa. Lei ha conosciuto i grandi fondatori del Movimento Sociale Italiano, più giornalista, ma più anche sul CEO. Cosa pensa che avrebbero fatto oggi, o avrebbero dovuto fare per la situazione di vivere in Italia adesso? Beh, sicuramente per quel che riguarda l'esperienza di un gruppo fuoco in Sicilia, un'esperienza fondamentalmente segnata nel percorso, diciamo, di armonia, quella che poi sarà la caratteristica fondante del lavoro di Pinuccio Tatarella, nel senso di saper accogliere le differenze, le pluralità, far costruire la città in ragione di tutte le sue luci e non escludente, come invece poi si è verificato nella destra italiana, che senza più la guida di Pinuccio Tatarella è diventato il luogo delle esclusioni, il luogo di tutte le perversioni populiste, demagogiche, ridicole, tant'è vero che ogni forma di caricatura, sia essa xenofoba, sia essa schizzata, di inseguire la pesca delle occasioni, è stata la caratteristica costante di una destra che è risultata neppure in politica, ma disastrata in ragione di se stessa, ancor più del danno che poteva procurare di Berlusconi. Io che ho conosciuto appunto questi personaggi, ricordo che fondamentalmente erano concentrati nel voler dare un indirizzo semplice, ancora una volta, come nell'esempio di prima riguardo alla Lega, costruire una classe dirigente, far sì che ognuno potesse veramente corrispondere alle proprie aspirazioni e alle proprie capacità. Mio zionismo diceva sempre questo, che bisogna saper distinguere dalla tirannia e il cretino, ma è un amico, con quell'altra di maturità politica e dire è un amico, ma è un cretino. Io ringrazio Pietrangelo Pettapoco, invito alla lettura di Fuochi e spero di incontrare ancora Pietrangelo e vi aspetto al prossimo appuntamento della Fondazione Tatarella. Grazie.